Eccoci come state. Tutto bene? Come va? Tutto a posto? Ben ritrovati, vi invito come sempre a commentare numerosi qui sotto. Lasciare un bel like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella numerosissimi, mi raccomando. Prima di partire vi ricordo di iscrivervi anche al mio canale personale, qui sotto c'è il link. Grazie per chi lo farà, ci tengo tanto, seguiteci su Instagram, le collaborazioni commerciali milano live. Cioè Gmail.com. E poi con l'amico la Mirko, Mirko, Mirko Palo. Che sul canale YouTube eh, merita la vostra iscrizione, mi raccomando. Cuore Nero, eh, telecronista del Milan su 7 Gold. Abbiamo aperto un progetto, quello di, eh, del podcast di Milanello, che trovate su Spotify. Quindi mi raccomando, iscrivetevi. Devo ancora capirlo se si scrive, se lo si segue. Comunque vi aspetto numerosissimi anche lì con ogni giorno un podcast. Sul nostro caro amato Milan, e quindi mi raccomando, vi aspetto anche lì. Eh, basta andare a cercare Milan Allo Podcast. Allora, ragazzi, veniamo alle novità. Allora, partiamo da che cosa? Parleremo di tante cose. Eh, innanzitutto, dai, un in bocca al lupo eh, a Thomasson, che ieri è diventato City della Svezia. Eh, grande, grande Thomasson, che ci ha lasciato un ricordo bellissimo a Thomasson. Eh, Abbino tanti ricordi positivi, abbino anche un ricordo in cui ero allo stadio e mi ha fatto avere un terrore istantaneo quando con l'Ajax c'è la palla di, di Pippo che sta finendo dentro e lui la tocca, e tutti abbiamo paura che quello diventi fuori gioco e ci annullino il gol. Quello è un gol per me di, di Inzaghi con Thomason, non di Thomason e basta. Ma se ci avessero tolto quel gol, ragazzi, pensate come sarebbe cambiata anche un po' la storia di, di quegli anni lì. Io ricordo che piangevo dalla possibile eliminazione e poi ho pianto di gioia. Ero eh, curva laterale, bellissimo momento. In bocca al lupo a Thomason, che era un grande giocatore. E speriamo che nel nostro Milan abbiamo il nostro Thomason. C'è eh, Luca Jovic, la zanzara, che quest'anno sta facendo un bel lavoro da questo punto di vista, il mestiere della riserva che Thomason sapeva fare, come dico sempre, non è un mestiere che tutti sanno fare, e che Jovic mi pare abbia dimostrato di saper fare. E dunque in bocca al lupo comunque a Thomason e ovviamente anche al nostro Jovic, eh, che salterà anche la prossima partita con la, contro, contro la Lazio, che ieri ha perso con la Fiorentina, di venerdì sera, lo ricordiamo, eh, perché squalificato, poi allora eh, prendo spunto da un messaggio di Marco. Seguiteci anche su Instagram, mi raccomando. Che eh, mi scrive, però, la buttata lì Gasperini dicendo: E noi con il Mina siamo in credito dal punto di vista arbitrale. Io vi confesso che non ho per niente memoria su queste cose qui. Ho detto, boh, chissà cosa è successo. Non mi ricordo. In realtà, mi fa presente Marco e lo sottolineo che ecco, avrebbe fatto meglio a stare zitto rispetto a quel punto lì, mentre è stato sportivo dicendo che quel rigore Rigorino ha fatto capire che lui non l'avrebbe dato. Atalanta-Milan 2-3, 2021, gol di Pasalic, viziato da falo di Zapata su Messias, ve lo ricordate? Favore all'Atalanta, torto al Milan. 2022, 1-1, mancato Rosso a per quell'intervento shock su Leao, ve lo ricordate? Io sì, però mi ha rinfrescato la memoria. E poi Milan-Atalanta 1-2, Coppa Italia... Jimenez prende la palla, non è calcio di rigore, eh, per loro c'era un altro calcio di rigore che non è stato dato, per noi c'era il calcio di rigore alla fine sul eh, braccio, eh, il colpo di braccio appunto, eh, quando era uscito pure salito Mignan nell'area. E quindi non so il credito di cui lui ha parlato sinceramente, ringrazio Marco perché non mi ha rinfrescato la memoria e io avevo accantonato certi file nel mio database, che erano un po' impolverati, quindi di, di difficile recupero ed utilizzo. Detto questo, c'è stata poi... Que quell'episodio di domenica continua a far discutere, magari coinvolgeremo anche Martinelli in una sorta di thread su tutti i torti che subi ha subito quest'anno il Milan, però ecco, c'è stata una lite molto 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 accesa, volevo commentarla, visto che ogni tanto lo ospitiamo... Tra Franco Ordine e Graziano Cesari l'altro giorno a Pressing. Eh, con Ordine, Franco ha detto, Orsato era completamente fuori sintonia. Non gli ho mai visto fare errori del genere. Il giallo Leo inesistente, inventato di sana pianta. Il giallo non dato a Scalvini, difensore dell'Atalanta, dopo tre falli consecutivi su Leo, È vero, eh? Scalvini non ha monito che continuava a far fallo. Il giallo a Pioli, che gli dici guarda che non parlavo con te. Completamente fuori sintonia e aggiungo. Orsato quel rigore lì, se non viene chiamato dal VAR, non lo dà nemmeno sotto tortura. Io ho aggiunto invece che se lui è al VAR, non richiama mai l'arbitro. Cesari, che difende forse la categoria, avete la memoria corta, cosa dite? Cosa dite? Eh, guardate il derby di là di Roma, vi faccio vedere le immagini del rigore dato alla Lazio, il calcetto non fiscato sul terreno di gioco, richiamato al VAR, concede questo calcio di rigore. Voi fate della ditrologia e basta, mi dite che Orsato non dà mai questi rigori. E questo che cos'è? E... E Ordine che dice, grazie, non mi devi chiedere scusa. E no, stai facendo cattive informazioni, non mi devi chiedere scusa. Eh, aveva ragione Ordine perché lui stesso aveva detto che quel rigore lì, senza l'intervento del VAR, non lo avrebbe dato nemmeno sotto tortura. Pure quello di Roma. Eh, questo l'ha aggiunto dopo, quando ti ho fatto vedere le immagini, perché tu non ti ricordavi. Orsato arbitra con il regolamento in tasca, come fanno tutti gli arbitri che devono arbitrare. In realtà Ordine diceva che senza il richiamo del VAR quel rigore non lo avrebbe mai dato. E che lo dà perché viene richiamato al VAR così come viene richiamato al VAR con, con, nel derby di Roma, e quindi in questo caso ecco, è stato o mal ascoltato o mal interpretato Frank Ordine, che pretendeva le scuse su un episodio che continua davvero a far discutere. È stata una lite, eh, direi furibonda, molto accesa, che ho guardato con, non l'ho guardato in diretta, poi a posteriori con, con interesse, eh, è vero, poi dimenticavo certi episodi: il giallo a Pioli che diceva non ce l'avevo con te, il mancato giallo a Scalvini, del giallo sulle Auree ho parlato ieri, scandaloso rispetto all'impunità, ad esempio, di Barella. Però ecco un episodio che, che continua tanto, tanto, tanto a far discutere. Ecco un'altra cosa ve la devo dire, perché poi io non ho memoria, ma ieri nella chat che abbiamo di Milanello con Martinelli, eccetera, Mirko ricopalo aggiungeva un episodio, ve lo ricordate? Il il contatto Christensen loftusik con la Roma vi ricordate di prende il piede e quello se è rigore quello ho dato domenica contro di noi quello è assolutamente rigore perché prende tra l'altro il piede e, e lì ci hanno detto no ma l'intensità è lieve è un episodio di campo eh. con noi è un episodio di campo e l'intensità è lieve con gli altri il VAR interviene come mai inspiegabile questa cosa qui? Effettivamente quel, eh, quel contatto lì c'era stato. Era stato sul piede. C'era stato detto intensità lieve. Ma perché lì non è intervenuto il VAR? Perché? Cioè è più rigore quello, no? Che quell'altro. Vai a capire. Vai a capire, davvero siamo sfortunati. Io ieri parlavo. Di peso politico, anche nel mio editoriale su calcio mercato, ho detto che a mina manca peso politico. Questa società non è potente laddove, per potere non si intende che devi condizionare le partite. Però, ecco, le squadre attrezzate a livello societario sono più rispettate a livello anche di inconscio. E questo fattore, questo, questi attributi, queste qualità purtroppo a noi mancano terribilmente. Eh, il Lega Calcio contiamo poco. Che vada a Scaroni o che vada a Furlani, ragazzi. Purtroppo Marotta se li mette in tasca tutti. E non voglio più tornare su questo tema perché altrimenti rischio di essere ripetitivo. Sperando che possa cambiare qualcosa anche a livello dirigenziale. Eh, poi volevo parlare di una cosa bella, di una cosa bella oltre lupo al, per Thomas e a Jovic, che è una cosa bella del Milan, perché il prossimo anno come riserva. Siamo messi secondo me bene avendo questo Jovic dall'inizio con una preparazione magari mirata, però c'è dell'altro il, il nome è un nome quello di Yassin Adli. Che lo scorso anno avevamo tutti un po' eh, al centro del nostro affetto. Perché non giocavamo grandi aspettative su di lui. Ha giocato 114 minuti o 141. Non ricordo, però poca roba. Quest'anno eh, Aspettavamo potesse giocare questa mattina. Mi sono riletto un, un po' di messaggi di, del grande Carlo Pogliani, che non dimenticherò mai e, e che continuerò a citare qui sul nostro canale YouTube. Un po' vecchi: dice, Ma perché non dà mai una chance a, a, ad Adli e fa giocare Krunic Ecco, Adli poi si è preso tante partite, alcune le ha fatte così, così. Alcune bene, altre male, perché anche io ho commesso gli errori, altre molto bene. La partita di domenica, secondo me, è stata la migliore di Yasin Adli. Che, eh, che qualcuno diceva, eh, ma voi ne parlate soltanto perché fai il della curva o perché è un bravo ragazzo? No, c'è anche quella componente lì, cioè che è uno leader dello spogliatoio, che aiuta chi è in difficoltà, che è uno che fa gruppo, che è uno che insomma eh, si fa voler bene e vuole bene a tutti, ma poi parla il campo. Io quando lui ha fatto male qualche partita sono stato critico e, e a volte ho visto in certi contesti, in certe partite un po' di inadeguatezza di Assinad lì. Dopodiché ho detto lui deve lavorare da un punto di vista tattico eh, Da un punto di vista soprattutto di fasi di non possesso Ma anche fisico, lavoro che secondo me non ha ancora fatto E magari farà la prossima estate mettendo qualche chiletto in più Però ragazzi domenica ha fatto davvero una signora partita che eh, per me ha meritato un 7,5. Vedo che su Fascor con i vari parametri gli ha dato 7,4. E poi c'è una cosa bella che vi voglio dire che mi è piaciuta molto, eh, oltre al campo. Eh, la partita di Yasin lì domenica è stata di 90 minuti: 106 tocchi, tanti. 83% passaggi riusciti. Un passaggio chiave, tre palle lunghe, un tiro bloccato, due dribbli riusciti su 2, due, sei duelli vinti a terra. 18 palle perse, 2 falli fatti, 2 falli subiti, un tiro bloccato, un intercetto, 2 takel. Eh, partita davvero nelle due fasi molto 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 buona e ottima intuizione di Pioli sulla quale io ero scettico perché avrei voluto vedere il Reinders. Eh, detto questo lui dopo la partita si presenta ai microfoni e dice ci sono rimasto male perché a Monza ho fatto una partita bruttissima. Volevo dimostrare che sono da Milan e che posso giocare qui. Quindi è un ragazzo intelligente perché ammette gli sbagli, riconosce dove sbaglia e dove obiettivamente ha fatto una partita molto deludente a Monza, uno dei peggiori in campo. La cosa bella è che lui si sente in discussione, non si sente assolutamente arrivato, non ho mai sentito una parola fuori posto di critica perché magari veniva impiegato troppo poco e quando lui, l'ha ribadito anche recentemente, dice... Eh, Pioli diceva che doveva andare via Ma io sono rimasto Sottolinea la sua volontà Di incidere nel Milan e di restare nel Milan E mi piace quando dice Volevo dimostrare che sono da Milan e che posso giocare qui eh, Secondo me lui Lo sta dimostrando Da non giocare mai A essere un giocatore da Milan Secondo me siamo arrivati a questo step Il che non significa che il prossimo anno io lo vedo titolare O che tra due anni lo vedo titolare Significa che Abbiamo scoperto di avere in casa una risorsa che deve essere lavorata, che può migliorare, eh, sicuramente può e deve migliorare. Yassin Adli. Eh, io mi aspetto anche un lavoro, ripeto, muscolare in estate e sta facendo un lavoro tattico, e quando uno migliora, secondo me merita gli applausi. Ricordiamo che lui ha 23 anni. Eh, da questo punto di vista, caro Yassin, non farti più la domanda, ovviamente non sederti, ma so che non ti siederai ma non farti più la domanda, sei da Milan, perché se tu di fatto quest'anno hai giocato 16 partite in Serie A e eh, hai fatto anche una partita di Europa League, tra di Champions, significa che sei da Milan, hai fatto 1.234 minuti in totale, che sono circa 13 partite, significa che sei da Milan, che in questo Milan ci puoi stare, ci puoi stare, hai 23 anni, secondo me... Come alternativa, poi tra qualche anno nulla toglie che il percorso si prosegue, si può diventare qualcosa di più. Però ecco, sei da Mina non perché fai cori o perché ti fai volere bene dai compagni o perché sei un leader dello spogliatoio, ma sei da Mina perché in campo hai dimostrato di avere qualità: eh, quali? Beh, una visione di gioco che altri non hanno eh, il lancio, l'imbucata, eh, il saper far girare la palla, che è una qualità che magari manca. A tanti giocatori che noi oggi abbiamo a centrocampo. E devo dire che anche nel recupero palla stai migliorando anche parecchio. E quindi, caro Yassin, continua così non accontentarti. E quando uno impara, perché lui sta imparando il mestiere e ottiene risultati, è soltanto una bella notizia e merita tanti applausi. Quindi, top top top, bravo Yassin. Siamo con te. Ditemi che ne pensate di tutto. Commentate numerosi, lasciate un like, iscrivetevi da questa parte, attivate la campanella. Vi aspetto più tardi e anche su spoti, mi raccomando, iscrivetevi. Qui sotto c'è il link del mio canale personale, iscrivetevi anche lì. Grazie, grazie, grazie. Un abbraccio a tutti, vi rimando al video di questa mattina. Ci tengo, possiate vederlo. A più tardi. Ciao, 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 ciao.